E siamo sempre qui dal salottino di Sorriso TV, balliamoci sopra, questa sera con noi l'orchestra di Davide Salvi. Iniziamo per galanteria con il volto femminile dell'orchestra, uno dei grandi nomi della musica da ballo, Brunella Gersi. Grazie, grazie per questo grande... Grazie, è un piacere essere qui, un salutone a tutti. Poi Gigi Bondioli. Salve a tutti. E il capo orchestra Davide Salvi, benvenuti. Ciao Alex, buonasera a tutti e a tutti naturalmente i telespettatori di Sorriso TV. Grazie, grazie mille. Allora, qualche bella domandina per conoscere di più il tuo percorso artistico. Volentieri. E poi ovviamente parleremo anche della tua cantante e di Gigi. Allora, che cos'è per te la fisarmonica? Iniziamo proprio così. Una domanda così, proprio così, secca. A bruciapelo. La fisarmonica è una compagna di vita, è stata per me sempre una compagna di vita dall'età di 7 anni circa. Ed è tuttora compagna di vita. Io so che hai avuto un professore che ha visto in te delle potenzialità. E che ricordi hai di questo insegnante? Mi ricordo che erano i primi passi che io stavo approcciando al mondo musicale, che non ha niente a che vedere con la fisarmonica, e questo professore telefonava a casa i miei genitori spingendoli a farmi frequentare il conservatorio, cosa che invece non ho fatto, ho proseguito poi gli studi per conto mio. Architettura, se non sbaglio, vero? No, ragioneria. Ah, ragioneria. E poi dopo ho proseguito il mio percorso musicale da solo, insomma. Io so che tu passavi dalle 9 alle 10 ore di una giornata con la fisarmonica. Assolutamente vero. Bene, parliamo della tua orchestra adesso. Che cos'è per te avere a fianco, insomma, un grande nome della musica da ballo come Brunella? È una grande responsabilità e anche una grande soddisfazione, devo dire, perché comunque sia Brunella in un primo momento e poi Gigi in un secondo sicuramente hanno aiutato a far crescere la mia orchestra e quindi anche a ingrandire, diciamo così, il nostro raggio di azione. Da bambino che orchestre seguivi, Davide? Non ho mai seguito nessuna orchestra da bambino, non avevo, diciamo che era più il tempo che studiavo, però ascoltavo molto, soprattutto i grandi fisarmonicisti come posso fare nomi? Devi farlo, assolutamente. Soprattutto grandi fisarmonicisti come Carlo Venturi, Barimar e Albertino sono stati i miei, diciamo così, i miei tre punti di riferimento per quanto riguarda il mio percorso artistico. In particolare Carlo Venturi, se in particolare sbaglio. Carlo Venturi, perché era anche amico di famiglia. Altro grande artista che è appunto parte della tua formazione, Gigi Bondioli. Come lo Ciao. Presentiamo, Gigi? Guarda, io lascerei la parola a lui, perché di Gigi ha un curriculum. Grande percorso artistico, sì. Sì, talmente grande che lascerei la parola a lui. In un certo lui. Senso siamo legati con lui, perché io ho iniziato la mia, diciamo, piccola carriera con Carlo Venturi, quindi quello che lui adorava da bambino. Io ero già grande e suonavo con lui, ecco. Poi da lì, se facciamo i calcoli... Non facciamo i calcoli. E così. Sono partito da lì a 20 anni, poi ho fatto diverse orchestre, gruppi importanti. Mi sono divertito anche, insomma. Davide, qualche altro hobby al di là della musica? Sì, al di là della musica, suonare. Suonare? Perfetto. Allora, il rapporto con i vostri fans, con il pubblico, come lo vivete? Magari facciamo rispondere a Brunella. Dai, in questo momento non è facile perché comunque non c'è quel contatto diretto che di solito siamo abituati ad avere, però comunque attraverso i social, fortuna che si può dire ci sono, quindi siamo sempre rimasti in contatto con tantissimi e questo veramente ci ha riempito il cuore di allegria, di serenità, insomma ci hanno fatto sentire che ci sono comunque vicini, noi abbiamo fatto anche il nostro dovere, quindi dovere nel senso di essergli vicini con delle iniziative che ha fatto Davide, quindi suonando e cantando da casa, mettendo insieme delle canzoni, ognuno registrando la propria parte, poi lui ha avuto il compito più grosso, quello di mettere insieme in studio tutte le voci, quindi siamo riusciti ad essere vicini ai nostri amici, ai nostri fans che ci seguono in tutti i modi. Spero al più presto che insomma lo sia proprio in tutti i sensi, certo, come lo era prima. Davide, io so che tu hai iniziato a 15 anni con la tua formazione. Sì, e sei stato il capo orchestra più giovane d'Italia. Sì, come riassumeresti il tuo percorso ad oggi? Direi che è stato un percorso di ingrandimento graduale, lo posso definire così. Sono partito con un duo/trio, poi dopo è diventato un quartetto, poi un quintetto, poi dopo sono sempre
cresciuto fino a arrivare all'attuale formazione di sette elementi, insomma. Quindi è un percorso graduale. Di solito fanno sempre l'opposto, no? Cioè si parte grande e poi si cala, invece qui c'è stato un percorso inverso, alto. Inverso, sì. Inverso. E le esperienze all'estero invece? So che hai suonato anche all'estero. Ho fatto nel 98, mi sembra, 98-99, abbiamo fatto il Palazzo dei Congressi a Parigi e poi dopo nel 2002, assieme a un altro fisarmonicista della zona di Bologna, abbiamo fatto alcune serate insieme a alcuni fisarmonicisti francesi. È stata un'esperienza molto, molto positiva, insomma. E che consiglio daresti a un giovane ragazzo che, insomma, vorrebbe suonare come hai fatto tu? Di affidarsi... Lo studio quanto importante è? Lo studio è importantissimo, soprattutto affiancato da un maestro serio. Vedo che tanti adesso comunque si improvvisano maestri o professori. Direi di valutare bene dove andare a imparare lo strumento. Benissimo, Davide, noi ti congediamo perché adesso ci farai ascoltare una bella cumbia per fisarmonica, ovviamente. Ti congediamo pure. Tengo qui Gigi e Brunella per un attimo. Brunella, aiuto. Possiamo descrivere in tre aggettivi il vostro capo orchestra, Davide Salvi? Ma guarda, tre aggettivi secondo me sono anche pochi, perché comunque, anzi soprattutto ci terrei a dire che la parola capo orchestra non suona bene, anche se comunque è colui che dirige i fili di tutto, ma è soprattutto uno di noi, questo sì, è uno che si fa consigliare, si lascia appunto consigliare, a volte ci sono anche, insomma, degli scontri, no? Perché comunque io sono una che va molto diretta, lui anche, ci sono dei grossi scontri che però portano sempre a della positività, quindi, e mai al rancore, quindi questo direi che è la cosa più importante. Grazie mille a Brunella, grazie a Gigi, adesso Davide Salvi in pista per voi con una bella cumbia.